Per prima cosa bisogna estrarre due archivi. Cominciamo da quello contenente l'SDK. Dopodiché l'archivio Hello World, che contiene il codice sorgente da compilare. Per un'esigenza di tempo, ho velocizzato il video. Una volta estratti entrambi gli archivi, bisogna copiare la cartella Hello World all'interno dell'SDK OpenWrt, specificatamente nella cartella Package. Tornati alla cartella principale, premiamo tasto destro, apri nel terminale ed eseguiamo i seguenti comandi. Allora, per prima cosa facciamo l'update dei pacchetti. Dopodiché installiamo alcuni pacchetti utili alla compilazione. All'interno della cartella principale dell'SDK bisogna premere la combinazione di tasti CTRL ed H per poter visualizzare i file nascosti. Una volta fatto ciò, vedremo il file .config. Entrando all'interno del file e modificandolo tramite l'apposito editor di testo, dobbiamo trovare la riga config-ckache uguale y. La commentiamo semplicemente inserendo un cancelletto davanti, salviamo il file e chiudiamo. Fatto ciò, premiamo di nuovo tasto destro, apri nel terminale e mettiamo il comando Make v uguale 99, che serve per la compilazione dei pacchetti. Una volta eseguito il comando, se non ci sono errori, otterremo la scritta Generating Index for Package Hello World 1001.ipk. Ciò significa che abbiamo compilato perfettamente il pacchetto e lo possiamo trovare all'interno della cartella bin barcms3xx packages. Una volta che abbiamo il pacchetto, basta soltanto copiarlo
sulla scrivania giusto per una questione di comodità. Dopodiché sulla scrivania tasto destro aprire il terminale e copiamo tramite SSH dando il comando scp nome del file root chiocciola e l'indirizzo IP del router che nel mio caso è 192.168.1.1 due punti il nome del file che vogliamo avere sul router ovvero helloworld.ipk. Entriamo nel router tramite l'SSH dando il comando SSH root chiocciola indirizzo IP, nel mio caso sempre 192.168.1.1. Inseriamo la password e una volta dentro il router diamo il comando ls che ci farà vedere chiaramente che il nostro pacchetto è stato inviato e lo vediamo perché si chiama helloworld.ipk. Ora basta soltanto installarlo. Diamo il comando opkg install il nome del pacchetto, ovvero helloworld.ipk. Una volta installato, basta mandarlo in esecuzione dando soltanto il nome helloworld. Ecco che il programma funziona a dovere.